Ed eccoci ancora ben trovati con il nostro Instant Focus, dove continuiamo a parlare di economia e di mercati, anche se ci sganceremo almeno parzialmente dall'attualità, dall'analisi che abbiamo fatto in mattinata proprio di tutta l'evoluzione del quadro economico-finanziario con la questione dei tassi di interesse, della stretta monetaria che tiene ancora banco, come abbiamo percepito dalle parole di Christine Lagarde. Ma da questo quadro macro noi restringiamo il nostro campo visivo e andiamo a concentrarci su un settore ben specifico. Come potete leggere anche dal titolo della nostra trasmissione, parleremo in particolar modo di mercato del lusso, un mercato che ha una vocazione sempre più internazionale, e lo faremo con un ospite d'eccezione che sono molto contenta di intervistare oggi, ovvero Diego Nardin, che è il CEO di FOPE. Ben trovato e grazie naturalmente per essere qui con noi alle Fonti. Grazie, grazie a voi, buongiorno a tutti. Naturalmente, ecco, FOPE è un marchio importante, un marchio che dà lustro al Made in Italy nel mondo. Raccontiamo brevemente, ovviamente, ecco, la vostra azienda. È un'azienda storica, orafa italiana, che è stata fondata a Vicenza nel 1929, quindi siamo quasi alle soglie del centenario. Protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma e con una vocazione, abbiamo accennato, all'internazionalità, perché mi corregga se sbaglio, il 91% di ricavi proprio legato ai mercati È esteri. corretto, certo. Esatto. Bene, allora facciamo prima un bilancio di questo 2023. Abbiamo dato nell'intro questa cornice, insomma, macroeconomica, un periodo ancora di difficoltà che è destinato a prolungarsi almeno fino al 2025. Abbiamo sempre considerato un po' il mercato del lusso come un'oasi felice che anche nei momenti più difficili, legati ad esempio alla pandemia o alla crisi internazionale, ha resistito e ha resistito bene. Ecco, io le voglio chiedere se questo trend è confermato o se anche per il vostro settore sono spuntate delle criticità. Sì, lei dice bene, il nostro segmento Art Luxury è positivamente resistente, no, ai fenomeni congiunturali che attraversano un po' i mercati internazionali. Noi operiamo ovunque, in particolare in Europa e in America, non siamo presenti sul mercato cinese, quindi il mio focus e la mia vista è appunto molto legata all'Europa e all'America. Sicuramente è un mercato che resiste, come abbiamo detto, l'ha detto lei, abbiamo avuto una testimonianza positiva in questo senso durante la pandemia. Le nostre aziende, FOPE in particolare, ha resistito molto bene, no? Perché il gioiello veniva comunque venduto. Il 2023, il primo semestre, diciamo, ha seguito il grande entusiasmo che si è manifestato nel 2022, particolarmente importante per il nostro settore. Il secondo semestre è un po' in alternativa a quanto è successo nel primo semestre e nel 2022, diciamo, non è. Il nostro settore non è così completamente impermeabile e c'è qualche elemento di prudenza. Il percorso è ancora di crescita, ancora positivo, però di fatto, con una particolare attenzione sui paesi europei, c'è un po' di prudenza, c'è un po' di prudenza, quindi un'onda che può manifestarsi. È collegata appunto Certo. naturalmente a tutto quello che abbiamo descritto. Sicuramente nel vostro segmento, nel settore del lusso, il Made in Italy è garanzia di qualità, è garanzia di un prodotto sicuro, di un prodotto che rispetta determinati parametri. Poi parleremo anche della sostenibilità. Sicuramente quindi è un fattore di vantaggio competitivo, ma ce ne sono degli altri se ce li vuole citare. Sì, beh, diciamo, io porto la mia esperienza di FOPE, dove evidentemente il Made in Italy è un elemento sostanziale, no, per la nostra presenza sui mercati internazionali. Made in Italy inteso non solo come grande capacità produttiva e qualità italiana. Noi realizziamo tutti i nostri prodotti in-house nella nostra sede di Vicenza, ma proprio come prodotto italiano, testimone della cultura italiana, del nostro lifestyle, no? Quindi noi portiamo all'estero con il nostro prodotto lo stile, il bello della cultura italiana.
Naturalmente questo non è sufficiente, no? Nel nostro caso il nostro prodotto è un prodotto che si distingue per un design che ci caratterizza, un design particolarmente elegante, e poi abbiamo introdotto, cosa che ci rende esclusivi, una tecnologia per cui i nostri bracciali si estendono, quindi siamo riusciti a inserire con una tecnologia particolare brevettata poi naturalmente delle micromolle sempre di oro all'interno delle parti del nostro bracciale, per cui il bracciale si può indossare in maniera molto confortevole senza utilizzare chiusure o clips, e questo è un elemento molto importante che ci ha garantito successo e appunto l'espansione anche sui mercati internazionali. Poi a me piace raccontare anche con orgoglio che il nostro prodotto è anche un prodotto sostenibile, prodotto da un'azienda che ha della sostenibilità, ha fatto della sostenibilità uno dei valori importanti. È da tanti anni che noi redigiamo il nostro bilancio di sostenibilità e, attivando processi di miglioramento, abbiamo ottenuto quest'anno la certificazione della neutralità carbonica, cioè noi abbiamo un impatto neutro rispetto alle emissioni di CO2, la cosiddetta footprint, e quindi ci dà grande soddisfazione. Certamente, ecco, un parametro che tutte le aziende ormai sono chiamate a rispettare proprio per quella transizione ecologica verde che è diventata assolutamente necessaria. Dottor Nardi, lei parlava di tecnologia e io qui ecco, voglio inserire questo argomento e questa riflessione, perché sicuramente l'evoluzione tecnologica tocca tutti i campi, tocca anche il vostro comparto, che però dall'altro lato è caratterizzato da una forte vocazione all'artigianalità. Ecco, queste due voci come si conciliano nella gioielleria? Sì, diciamo la nostra azienda ha un po' nel DNA, no? Questa ricerca di innovazione e di sviluppo tecnologico. Noi siamo riusciti a coniugare, come io spesso racconto, il processo romantico orafo con l'alta tecnologia. Bisogna immaginare che l'alta tecnologia oggi garantisce non solo efficienza produttiva ma altissima qualità, quindi il saper combinare il design, lo stile italiano, la capacità artigianale italiana con il supporto di alta tecnologia consente di ottenere dei prodotti esclusivi e di altissima qualità. La sfida è questa, no? Quindi non bisogna immaginare la tecnologia impiegata solo nelle grandi produzioni, nelle grandi aziende, ma proprio nella produzione artigianale a fianco della capacità e produttività artigianale. Chiaro, quindi insomma sono due voci che si integrano. Intese in opposizione, certo. Certamente. Ha parlato ecco prima di una nostra vocazione che è quella per la bellezza, per l'arte, insomma tipicamente italiana, per l'estetica. Io ecco, diciamo una curiosità, vorrei sapere quale prodotto in particolare tra appunto quelli della vostra gamma viene particolarmente apprezzato all'estero, magari anche quale paese si dimostra particolarmente sensibile alla bellezza della produzione artigianale italiana. Beh, diciamo, noi siamo apprezzati in molti ambiti, no? Quindi in molti ambiti territoriali, in molti paesi, quindi come ricordavamo prima, l'elemento nostro che ci caratterizza, l'eleganza del nostro prodotto è gradita. E mi fa piacere, se parlando un po' così di elementi e di curiosità, raccontarvi che siamo stati sul red carpet di Venezia, perché Micaela Ramazzotti, che è attrice che quest'anno ha vinto anche come per il film La felicità come regista, ha indossato i nostri gioielli, ha indossato una parure particolare, importante, e quindi di questo siamo molto orgogliosi. Beh certo, insomma, proprio si integrano poi questi settori, no? Dello spettacolo, certo. Della moda, del lusso, e certamente questa è una grande sponsorizzazione poi a livello internazionale. Certo. E ecco, magari chiudiamo proprio con una qualche diciamo dettaglio in più su questa produzione ecco di braccialetti che sì. Ecco qui accennava prima, perché io lo dico, beh certo, da intervistatrice, da giornalista, ma soprattutto da donna, no? Perché
perché so, insomma, sappiamo che donne hanno delle misure diverse, delle esigenze diverse, e quindi ecco, questa adattabilità del prodotto mi intrigava particolarmente. Sì, noi siamo riusciti a rendere la nostra maglia di oro, completamente in oro, come dicevo prima, estensibile, per cui non si riesce a realizzare bracciali ma anche collane. Abbiamo lanciato quest'anno proprio anche le collane realizzate con questa maglia estendibile, per cui in particolare i bracciali non hanno bisogno di chiusure. Naturalmente si sceglie la propria taglia, come nel fashion, e poi è veramente piacevole indossare e giocarci, quindi con questi bracciali che sono eleganti ma estensibili e hanno una piacevolissima vestibilità. Quindi su misura, comodi, certo, e perfetti da indossare in ogni occasione, sperando chissà di calcare anche noi il red carpet un giorno o l'altro. Guardi, chi lo sa. Noi siamo disponibili. Benissimo, io ringrazio davvero per il suo intervento Diego Nardina, CEO di Foppe. L'aspetto naturalmente per nuovi interventi qui sulle fonti, e poi io mi sono segnata appunto il centenario, bracciale. 1929, manca ancora qualche anno, però insomma speriamo proprio di festeggiare insieme questa data così importante per la vostra azienda. Grazie ancora. Grazie e buona giornata. Bene, termina qui questo nostro Instant Focus, naturalmente non la programmazione di Le Fonti che continua, quindi mi raccomando, restate sempre con noi.